Scola, prende la tripla posizione frontale. La palla è indirizzata verso le mani di Bin. Campogrande prova a sparare la tripla e segna Campogrande con anche il fallo. Si appoggia poi al vetro proteggendosi col ferro. Bin sbaglia la rovesciata. Allora Ruzier che può provare a correre in campo. Al suo fianco corre anche Strautins. Per la terza partita in fila andrà in doppia cifra, mentre Scola trova un grande assist per il taglio di Morse. Contro Strautins, vuole provare ad attaccare, cerca di toccargli il pallone Jakovic, invece Agic riesce a trovare un altro tiro un po' particolare. Strautins, il passaggio di un lettone per l'altro lettone, che spara la bomba e ora Varese prova ad allungare. L'assist dentro per Scola che riesce a trovare lo spazio per appoggiarsi al vetro. Biordi riceve contro Jakovic, riesce ad appoggiare il canestro dentro proprio dall'argentino. Altro passaggio pigro, questa volta intercettato da Campogrande. Baldasso può correre, meno 13. Sbaglia forse la cosa più facile, ovvero l'appoggio al vetro. Jakovic sempre nel suo angolo preferito e quando alza la mano da quella zona. Douglas vuole andare dentro da Morse, raddoppio fuori allora per Douglas, tanti metri per sparare la tripla, questa non la può sbagliare. E infatti segna Tony Douglas, 3 su 6 dall'arco nella sua serata. Baldasso per Campogrande che tira da 3 senza pensarci un secondo e spara la bomba, meno 9 Roma. Con un balzo lungo di Morse, prova a correre De Nicolao, Douglas spara un'altra tripla, anche questa è dentro. Più 13 Open John Mattis. Questa era la 26esima tentata nella partita. Baldasso risponde ancora dall'altra parte. Ora si stanno accendendo le mani dei tiratori delle due squadre. E allora il punteggio finale dice 98 a 88 per la Open John Mattis.